si comincia Devil May Cry 3, risveglio di Dante, Special Edition, l'HD Collection. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Ha perso. But in the end, only one was left standing. Ma è devastante sta roba iniziale. Quella che parla non è Trish, mi sa. Cazzo, la riconoscerei, a meno che non ha cambiato doppiaggio tra i vari giochi. Bellissimo. Ti fanno vedere loro due che menano e Dante che perde. E probabilmente Virgil si fotte la Rebellion, perché questa mi sembra la Rebellion a vederla. Il mood di sta cazzo di cazzo iniziale. Loro che combattono a rallenti nella pioggia con i capelli bagnati, così sono uguali perché Virgil se li alza. È bellissimo. Rispondi a quel telefono! La Madonna! Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please accept it. Invitation, huh? This party's getting crazy. Let's rock. Hi.
Cioè, praticamente con sta cutscene ha detto: guardate, ci dispiace per Devil May Cry 2. A parte che sta cutscene durerà più di tutte le cutscene Devil May Cry 2 messe insieme. Ma poi quanto belle. Io mi sto emozionando perché madonna quanto mi mancava Dante. Che tanto questo è molto, molto, molto più sgargiullo rispetto anche a quello del primo. Sul primo già ce l'aveva, ma qua giustamente è Dante giovane. Selezionano dei quattro stili di base. Usa l'azione dello stile selezionato per dimostrare ai nemici cosa puoi fare. Swordsmaster, Trickster, Royal Guard e Gunslinger. Premi cerchio per eseguire l'attacco del tuo stile. Ho quattro stili? Ma che posso cambiare dinamico? Aumenta livello stile. Sconfigge abbastanza nemici per far aumentare il livello del tuo stile e imparare nuove strepitose azioni di stile. Ogni volta che il tuo stile passa a livello successivo impari nuove azioni di stile. Livello 1, livello 2 e compagnia. Ah ok, posso livellare. Cioè se mi piace una determinata roba porto avanti quello. Avviene nel 4. Nel 3 devi scegliere tra missione e missione. Bella come cosa in realtà, perché qua magari te fanno abituare piano piano col singolo stile. Poi magari nel 4, che te li sei giocati per bene nel 3, diventi una macchina. È figa come roba. Missione 1, roba da matti. Reazione violenta a una strana visita. Oh! 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 Ce l'ha schivata anche, sì? Fatemi tornare un attimo nel mood. Madonna! Salve. Chissà se questo posso spammarlo. Ma posso fare qualcosa, tipo... I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Oh, è che siamo tornati nella saga principale, Lilith. Della cazzo di personalità! Mi commuovo! Damn it! You guys totally wrecked my shop! And I haven't even named it yet! You're gonna pay for that. Lo faccio io, ma cappotto per terra. Ma che cazzo è sta musica? Beh, bellissima. Io stavo a dire comunque che all'inizio di Devil May Cry sto negozio esplode sempre. Ecco perché Dante lavora, per ripristinarlo. Ma tra l'altro la cosa che mi stava sconfifferando prima, domanda: ma se va avanti lo stile faccio combo differenti? Perché ho visto Dante che più si alzava il grado dello stile più diventava un toro. Vedevo più attacchi o me lo immaginavo io perché ero a ruota? Ah, va bene. Oh, lo Stinger, merde. Oh, tu esplodi. Credo. Ovviamente. Oh, fa il Perry. Minchia, l'agilità è incredibile. Thank you.
Torre di Babele. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? Ah, ok. No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Madonna, che belle ste robe. I come. Well, doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Deduco tu sia la nostra cara lady, quella che preferisco tra lei e Trish, mi dispiace. Waifu ab eternam, lady è bella, lady è bellina. Oh, ma quanto mi mancava questo, sai, un attimo avere della storia, del contesto, Dio Madonna, della regia, Dio Cristo. Ranged? Mi sa di sì. Oppa, Pepe Boni, che cazzo, sta piattaforma. Sta piattaforma di merda. Qua bisogna righiguddare, perché Devil May Cry 2 mo mi ha creato un avvezzo in testa che mi fa stare molto calmo. Invece è molto frenetico, ma allo stesso tempo molto controllato, perché c'ha delle robe molto precise. Precise. Io stasera non mischio le lettere così a cazzo. La doppietta. Esistono due tipi di porte sigillate, rossa e blu. Per sbloccare la serratura della porta devi risolvere un puzzle che si ritrova nella stanza. Ma bellissimo. Sigilli rossi. Per rompere la serratura della porta devi sconfiggere tutti i nemici che si trovano nella stanza. Ah no, è che con la prima fa saltare in alto e con la seconda lo tritura. Lo tritura. Raga, stasera sono diventato moldavo, perdonatemi, non riesco a dire una parola in italiano correggiuto. Questa l'ho detta apposta. Ah, ecco, vedete questa roba, ragazzi? Io la vita la vedo così. Io qualsiasi luce del creato la vedo così. Forse è peggio. Così è come vedo una persona che c'ha, non mi ricordo come cazzo si chiama. Astigmatismo, grazie Kuro. Immaginate questa cosa di notte con l'acqua. Oh!
Non dare al tuo nemico la possibilità di respirare, colpiscilo senza tregua con combinazioni ad alta velocità. Se esegui sempre la stessa mossa, non ottieni punti. Se subisci danni anche una sola volta, i tuoi punti di stile diminuiscono drasticamente. Vaffanculo. Brutte merde. Gna. Gna 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 gna. Ma state a cuccia. Kiki de puta. Dai. No. Cazzo, mi sono fatto colpire in un augusto quello. Ah. Hanno dei frame di invincibilità che vanno capiti comunque. Ma raga, io veramente non avete idea di quanto sto in hype. Non avete idea di quanto sto a scimmia, madonna. Dopo il 2, questo è proprio... Ah! Ci vorrebbe il suono di quando muori in Dark Souls 2. Che orgasmi. Ah, cioè proprio entriamo così. Ma figo. Sarà una scalata della torre, quindi. Oh, questo mi... Ah, aspetta, questo mi manda avanti lo stile. È una roba da colpire con stile differente? Sì, è una roba da colpire con lo stile. Ma adoro. Ma è una figata. Però questo mi sa di luogo dove ci stanno le cazzatine. No? Tipo qua sopra non c'è un segreto? Madonna, quanto cazzo lo adoro sto gioco. Perdonatemi, andiamo avanti. Stanza guardiano del ghiaccio. Non c'è una boss fight. No signora. Ma è Cerbero? Ha il ghiaccio che lo protegge? Yes. E cambia testa. Ma che figo che fai? Un'onda? Un'onda, sì. Becca. Tu? Tu carichi. Immaginavo. Ah, bisogna far cascare per colpire le tre teste. Figo, si righiaccia. Botta in avanti. Dai, accuccia, fido. No. L'ho schivata a cazzo, l'ho schivata. Ah, posso sparargli anche al proiettile. No. Zampina, eh. Range. Ah, devo stare in volo più di più. Madonna. Oh, ce l'ho quella mossa. Ma perché ho livellato lo stile? Forse. Proiettili di ghiaccio. Se gli stai davanti fa sta roba.
Pezzo di merda. Mi ha preso invece. Come invece. E una testa è andata. Eccomi. Ah, vaffanculo. Però che bello, Dio Cristo. Perdonatemi. Ah, sto in fuoco, sì, Rufus. Perché non è premere un tasto di merda. Non è premere un tasto di merda. Che bello. E lui è messo apposta per insegnarti che qua la schivata è importante. I boss fanno cose precise per bene. E devi schivarli. È un noob filter. Sì, ero concentrato perché l'ho capito. Ho detto no, voglio sconfiggerlo. E vaffanculo. E bello che ogni testa fa una roba. C'è quella che carica. C'è quella che pute i cose. Uno non l'ho visto, forse è quello che fa il raggio probabilmente. E poi in generale se gli sta vicino giustamente c'ha gli artiglietti. Bello, Dio Madonna. E tratto di rompergli la corazza per farlo buttarlo a terra. Però se non gli rompi prima le teste è tutto un cazzo. Guardalo che cerca, perché quella lì non ti fa avvicinare, è la testa melee quella. E ti carica pure? No. No. Dove sta con le pistole? Questa è quella che fa il raggio. Va bene. Scattino, scattino. Ah, che bella roba. No, ma questa è una figata. Guardalo quanto puoi abusarlo. No, beh, ma è devastante. Sta testa comunque mi frega ancora, Sta testa mi frega ancora e mi riammazza. E adesso mi avvicino, mi si scopa fortissimo. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability.
Take my soul and go forth. You have my blessing. Cerberus, formata da tre elementi intrecciati, comanda il ghiaccio. Magari ne trovi tre e quindi piano piano si potenzia, diventa fulmine e fuoco. Easy, più o meno, non mi è piaciuta come l'ho finita, ma in realtà questa è bellissima perché ti fa capire, lasciamo perdere la schivata, ma l'hanno pensata veramente a tutto tondo, perché quando lui ti carica, se tu lo butti per terra, lo stanni, lui ci mette tremendamente di più ad alzarsi e a tornare indietro, quindi tu lo puoi proprio mazzuolare. E se tu lo mazzuoli tanto, ecco, fai tanto stile e compagnia, lui si ristanna e lo puoi rimazzuolare. To the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? This just keeps getting better and better. Che ha trovato la waifu. Tanto c'ha l'eterocromia bellina. Peccato, si vede che è armata veramente. C'ha boh, tutto appresso. È Vinny di Atlantis. C'ha tutto, micce, micette. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching. Storm is approaching. E senti che è il figlio di sto stronzo pelato, quella. Oh, ti fa vedere anche un'immagine per farti capire che cazzo è se devi tornare indietro. Temen Nigru. Minchia, meno male che ho messo una pausa. Madonna, ma no. Me ne frega cazzo, bestemmio. Ma che modo di chiamarlo è? Madonna, il ban era tanto così. Sarà tanto così il ban. Madonna di Cristo. Salì, devi fare hella hey. Ok, dovete fare proprio questo verso, se no non va, Scusate, è entrato Bruce Lee per un attimo. Ho paura, Alexis, mi stai per far scoprire il bug definitivo? Cosa devo aver paura? E io come cazzo devo saperla sta cosa? Cazzo, nel primo almeno era intuitivo. Io qua veramente è Dark Souls. Ti lanciano nel mondo di gioco, dicono guarda, così pari, così attacchi, il resto cazzi tuoi. Ma che vuol dire? Hmm.
no need to use violence, devil boy. Oh, wait. Better listen to what I have to say, lad. This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or do you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is. Remember that, kid? Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Bellissima sta cutscene. Lui che in realtà ci scherza su perché nel mentre canticchia. 27 minuti, Dio Madonna che schifo. Thanks for destroying the lock for me, devil boy. And welcome to hell. Please accept my gift. Don't be humble. Just take it. After all, we're buddies, aren't we? Well, isn't that special? To be honest, I'm expecting something a little better than this. Se li colpisci si dividono. Ma perché siete il classico nemico che non va menato di mani, ma di pallottole? Mi sa di sì. Ah, perché la cosa è che con il sangue si animano. Se tu glielo fai uscire, ritornano pietre e li distruggi. Welcome to hell! Devi farlo ballare con le pallottole per avvicinarti. Oops. Non ho capito, doveva essere una challenge per decoriandoli e non sangue, perché tanto non lo acchiappi. Giusto per farti dire ok, mi hai preso. Che bella come cosa. È una sfida extra. Figata. Hai usato vagina. Ma che cazzo serviva il tridente se poi hai tirato un calcio? Ma sei stronzo. Madonna, aspetta. Uno, due, pausa. Che cazzo? Questa richiedeva A. Mamma che bella sta cosa, perché sono fatte per farti imparare le combo, eh. Sono fatte per farti imparare le combo. Cazzo, è Gilgamesh. Look, brother. It's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious hosts. What should we do? Huh?
How do I know? We need to come up with something. Brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to go on this pool. That's right, we can't let you pass. Doppi. Altra arma? Questo si è baffato. Aia. Chissà se possono colpire tra di loro. Capito qual è la gimmick, figlio di puttana. Ho capito. Ok, devi counterarli. Però bello, c'è quella cosa del primo che quando ti attaccano devi entrargli e gliela mandi via. Figo. Chissà se posso perdiare anche queste. Sto sfidando tre, brutta merda. Cazzo, l'avevo perriata, ma non abbastanza veloce. Era imperfetto. Qua devo capire quando posso perriarti, perché c'hai dei flash strani. Questa non si può skippare perché ti attacca. Ho schivato malissimo. Più tardi. Wait! Yes, wait! We have been waiting for a long time! Yes, a very long time! For someone stronger than us! Someone who can control us! My name is Agni. And my name is Rudra.
You shall take us with you. We can be a great help to you. Okay, but on one condition. What is it? Name it! No talking. Fair enough. As you wish. No talking. Good. Ah, quanto mi mancava Dante. Padre, tu poi li venderà poveri, Cristo, di madonna. Padre, con lame seghettate che rilasciano fuoco e raffiche simili a trombe d'aria. Ma in realtà sto vedendo molte similarità con anche Baionetta in ambito armi. Bello che tra l'altro partono da statue enormi, poi da stronzi e poi diventano piccoli. No, ma infatti, ma perché probabilmente è proprio quella la cosa star. È che se un tempo convivevano, tra virgolettoni, stavano insieme agli umani. Cioè, immagino che ci fosse la società con i demoni figli di puttana che appunto governavano l'imperatore e compagnia, ma c'erano anche gli stronzetti che appunto lavoravano, vivevano e tutto quanto. Ma basta pensare a Sparda, magari una possibile Trish in un What If, no? Voglio saperti dove vai poi a rifornirti, sei... Madonna, questa quanto Bleach, Dio Cristo. Quante armi vuoi, sì? Questa era una giovane Baionetta senza poteri, credo. Perché per adesso non mi sembra sia semplicemente che spara pallottole infinite. No, che dietro l'angolo ci sta il mercante di Resident Evil 4, Elda, che gli fa welcome e lei ogni volta svaligia. No, infatti lei si rifornisce qualcosa, le butta via perché finisce tutto quanto. Non giochi come lei, di peccato. Sì, quella è sempre bello, arti, ma come i Resident Evil, i mostroni che se giga evolvono, poi arriva uno stronzo con una pistolina in speedrun e alla fine non fai un cazzo, non fai. Lo sguardo pungente della statua della dea è rivolta verso la porta principale. Superare una prova non è abbastanza, superare due apre nuovi orizzonti. Superando tutte le prove si realizza il proprio potenziale. Ma che bella sta roba, quanto Devil May Cry 1. Oddio, è una di quelle robe tipo impara dove cazzo devi andare. Ah, ci sono quattro pallini accesi, due pallini accesi, due pallini accesi. Quindi è 1, 2, 3, 4. Non l'ho capita, ma a quanto pare sono andato avanti. Essenza di intelligenza, quella che non ho io stasera. Conoscenza impercettibile degli antichi, offrirà alla dea per aprire un nuovo percorso. C'era l'indizio sul piedistallo fuori. Ah. stasera sto sciolto, ragazzi, perdonatemi. Quindi andremo molto di violenza pura pura. C'era un indizio qua fuori del neonato in fasce, dell'uomo possente e del vecchio con il bastone. Ah, vabbè, madonna, ma hanno usato proprio l'indovinello più vecchio del cazzo di mondo. Quattro zampe, due, tre, perché il bastone. Ma che cazzo, ma vaffanculo. Qui è parkour? Madonna, è Prince of Persia. Ma bellissimo. Cioè, questo sorta di blur che cazzarola mi rincoglionisce. No! Essenza di tecnica. Magistrali tecniche degli antichi, offre la dea per aprire un nuovo percorso. E di qua invece è cazzotti sui denti, che è quella che preferisco.
Ma tanto ritorno in mood. Dammi un attimo. Si vede quando vado in concentrazione che divento molto silenzioso. E senza di combattimento. Spirito guerriero degli antichi, offro la dea per andare a fanculo. Madonna quanto cazzo mi piace per il gameplay, perché una volta che entrate nel flow è devastante. Poi sembra una cazzata, ma in realtà fare questa cosa per cularli ti dà un piccolo bonus allo stile che non è per niente male, perché a parte che te lo mette in pausa la discesa, quindi ti fa un attimo capire dove cazzo andare, ma ti dà quel bustino incredibile. Dai, metti così di Final Fantasy VII. Dante, non potevi romperla tu quella roba, ma dettagli. Oh, arma del regno demoniaco che lancia frecce contenenti energia demoniaca. Well, well. You've grown stronger. Go to hell. You point a gun at me? Your own kin? Your dear papa? The only family I ever had was my mother. And she's dead! You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Beh, lei è morta. Non mi sembra propriamente demoniaca. Anzi, lei mi sembra molto umana. Poi ci avrà qualche gimmick del Ciollibus anche lei. Ci sarà qualcosa che ci spiegano. Però quel capito bambino è greve. Però ok, vabbè, te lo dicono fin da subito. Che la figliuola del prete. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you. And you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Bellissime ste cazzi. Che tra l'altro lei è tipo sia una cosa molto giapponese, ma anche tocco proprio di stile. È bellissimo che abbia i calzoncini sportivi sotto la gonna. Questa è una cosa che da una parte appunto i giapponesi per farti il wink wink, ma dall'altra è come la nuova Tifa che c'è tutta la roba sportiva. Bellissima che è lei, la adoro. Poi dici perché ci metto 10 minuti e prendo D sul tempo. Ma ho capito, ma un po' di magnete su quel pezzetto di pietra di merda. Se ci vado a mezzo metro dammelo, no? Ma porca puttana, no, devi andarci preciso. Ci devi fare un pixel perfect, perché se non sono contenti. C'ha delle hitbox, boh, migliori dei Souls quel cazzo di fregnetto. Dio madonna, che cazzo di parto. Ah, siamo in una catacomba di merda. Ma qua mi puzza di nemico nuovo. Ma bellissimi.
Ma siete bellissimi. Sono fatti tanto che non li puoi pushare in alto, quindi non è che li puoi isolare per menarli forte forte. Interessanti. Chissà se possono spawnarli all'infinito però. Il mio dubbio è quello, perché se non la puoi farmare, addolorato grido della sirena calma anche le fiamme più violente. Ok, serve per riaprire quella roba. Questo è tornato ad essere veramente tanto Devil May Cry 1, che ti manda a prendere un oggetto per poi tornare da una parte. Questa è una roba che adoro, Dio Cristo. Questa era da fare SSS. Ma che cazzo. Oh oh. Tu brutto stronzo. M'adoro. Adoro. Vieni qua. Facciamo rematch. Guarda che mica è la prima live. Non è la prima live. Leppa. Vieni qua, vieni qua, cucciolino. No. Vieni, dammi un po' di A. Su, che merda. Ma così presto? Il primo face to face? Che tra l'altro è come nell'intro. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Ah!
power of our father, Sparta. Father? I don't have a father. I just don't like you, that's all. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. We have all that we need. Allora, parte con la tachicardia, bellissima fight, potevo gestirmela molto 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 meglio. Bello che durante la fight in realtà a un certo punto proprio con nonchalance gli si abbassano i capelli e diventa proprio uguale uguale a te. Però son confuso, nel senso, lui ha risvegliato il Devil Trigger perché era sul punto de morte o perché per la Rebellion? Cioè, mi sembra troppo Isil, stavi a morire, si è risvegliata magari la parte demoniaca. Penso che sia la Rebellion che fa qualche roba strana, cioè magari riesce a risvegliare nelle persone la parte demoniaca. Sarebbe fighissima come roba, perché infatti adesso mi pare che sia pure aperta. Bombardiere è diventato. Ehi,
Ma scusa, tutto sto bordello e poi vieni magnato come Pinocchio, Dio Cristo. Ma mi stai pigliando per il culo? E sarà anche da marro, ma intanto sta uscendo dal culo della balena adesso. Cioè, tutto sto bordello. Poi passa un piccione che se lo magna. Ste cutscene sono bellissime, ci sta un cazzo da dire. Mi devo dimenticare di non andare avanti, perché se vado avanti non è Devil May Cry 2, Dio Madonna. Non è Devil May Cry 2, c'è la cutscene, Dio Cristo. Io volevo anche continuare col fatto che a quanto pare lui per adesso sembra schifarlo il padre. Sembra parecchio schifare la sua parte demoniaca. Quindi sono curioso e spero che tutta la questione delle spade me le spieghino. Cioè, perché per adesso ci sto capendo sta cosa che magari ogni lama c'ha la sua peculiarità e compagnia, ma spero che me le spieghino per bene, perché altrimenti mi dispiace che per andare a cercare magari della roba importante di storia per fartelo capire devi andare a vederti boh i fumetti e compagnia, anche perché il gioco per adesso sembra avercelo molto spessore rispetto anche al primo a livello narrativo, de spiegazioni delle cose, de come te le narrano e tutto quanto. Devil Trigger, che tra l'altro qua fammi vedere com'è, sembra tipo un alfa, a meno che non gli hanno ricambiato tutto e magari fin da adesso in poi gli hanno dato proprio ok, ci avrà questo percorso. Questo si è mangiato un aereo. Quello è un aereo. Tanto bella che quella nave, Madonna, è la nave di Devil May Cry 1. Ah, è quella che affonda. Se l'è mangiata sta merda. Il cuore di Leviathan. Ah, cioè Dante non è che si stava preoccupato. Oh, vabbè, tanto mi ha semplificato il lavoro. Adesso lo sventro da dentro come una papera. Ignis Fantus, anima peccatrice destinata all'inferno. Solo la fonte energetica è il Leviatano. Abbiamo staccato la corrente. Cazzo, davvero? No, ma questo è un dettaglio bellissimo. Siamo nel nervo ottico del mostro, perché apre e chiude gli occhi. Ma è clamoroso. Certo, potresti farne spawnare anche di meno di sti stronzi. Io li butto tutti e due per terra, che succede? Indovinate? Una grandissima funcia di minchia. Serve a cazzo, serve. Timothy grew. A foundation that brought out fear. Fear. Yes, fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. L'unico fatto è che devo capire che cazzo vuole Virgil. Cioè, vuole riaprire il portale per gli inferi, per andare a cagnare e botte il padre, per incontrare il padre, per prendere il potere dei demoni. Cioè, per carità, in questo anzi, sono contento che la trama vada così, perché rispetto al primo c'è molta, molta più ciccia. So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. So
What's your name? I don't have a name. Okay. Then what should I call you? I don't care. Whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you. Because I don't want to miss the party. Madonna, bellissimo, proprio altro stage. Siamo passati direttamente dal castello a qualcos'altro. Allora, c'ho un motivo per affrontarli. Perché sono Dante, brutte merde. Ah no, è che sono un coglione. Io ragionavo veramente da Resident Evil. Devo rompere le cose per farli rimbalzare. Rendo le cose sempre più difficili di quel che sono. È incredibile. È incredibile. Questa è la mia mente da programmatore. Che sti cazzo di cosi deve farli per, che ne so, i casi con un miliardo di tentativi. E quindi chissà che cazzo di pippe me faccio. Invece sono una cazzata. Ecco, Devil May Cry 2 su ste cazzo de zone. Questo doveva fare. Non metter male le camere attaccate al culo che mi fa capire in cazzo. Doveva fare questo. Madonna, veramente queste cose quanto mi ricordano Prince of Persia. Spirito guerriero nello specifico, non lo so perché. Scusate, perché in una tomba antica ho trovato questo? La porta è decorata con rilievo che mostra una donna nuda. Forse è possibile mettere qualcosa sulla mano della donna. L'ambrosia. Ok, meno male. Immaginavo Dante con la nerchia. Is this your first time here? Yeah, it is. You'll be nice to me, won't you? Of course I will. I'll treat you so nicely. You'll never want to leave. Now that's what I'm talking about. Bene. Vedo che aumentano. Più lunghe le combo. Peccato qua, però è invincibile mentre fa quella roba. È un peccato. You'd think so, wouldn't you? All right. I'll help you. Your father was a handsome devil. But you're no slouch yourself. Mm.
giustamente come tutti i demoni, si trasforma in un'arma e una chitarra, Dio Cristo! È una falce chitarra, ma che cazzo vuol dire? Vabbè, lui, come al solito, molto chill. Suonando questa strana chitarra, Dante comanda i pipistrelli, l'attacco falciforme è letale. Però questa mi ricorda vagamente Bayonetta 3. E quindi questa cosa dovrebbe essere un'arma paradisiaca, perché? Datemi una statua, voglio utilizzarla subito sta roba. Welcome back. Ma come fai a non amarla, Lady? Ma tanto voi è inutile che mi fate queste inquadrature sul culo. Io guardo tutto fuorché il culo di Lady. Ma che cazzo? Sposami. Mi sa che gli spasimandi sono tanti, Dio Cristo. Soon we will reach the lair of judgment. Tim and the crew will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter? Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... Oh. To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife. To become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. E comunque lui vuole tornare dall'altra parte perché vuole risvegliare la sua parte demoniaca, vuole potere. Cioè, Virgil è questo, non so per quale obiettivo, ma al momento vuole aprire i culi, forte, duri. Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? Woo! Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife!
he butchered innocent people, too. He's the most vile kind of creature. Something in common. I have a dysfunctional family, too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? Va bene, questo sarà il loro punto in comune, essenzialmente. La famiglia. Your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal, the odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last population of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Che cazzo è successo? Mi è caduto qualcosa in testa? The odious one who's hung past the blood of Sparta. Though my sight is gone, I remember your scent.
shall hunt you down through eternity if I must, till I rid this earth of your foul smell. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. Diciamo che è stata molto una ladrata, perché me la son gestita veramente tanto di merda. La carata è bellissima, è vero, in ogni capitolo c'è scritto il numero del capitolo da qualche parte. È bellissima sta cosa, è veramente figa. Ha fatto lo scherzone, ma sì, Markan sarà tipo il cattivo finale, qualche roba. Mi sembrava strano che il tizio impossessato, demoniaco, mezzo demoniaco, via morisse così. Magari è stato completamente controllato o qualcosa. Però sta manipolando tutti quanti. This is amazing! Even the devil boy is no match for it! Whoa. You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die, you know? If that's what it takes to shut you up, it bugs the crap out of me when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder is actually a tunnel, linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vergil is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you better hurry! In return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you and go for it! Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. È stato bello come lui molte volte sembra quasi che parla al giocatore. Non l'ha notato bene, forse l'ha notato. Cosa dovrei aver notato? Però, Jester, quanto puzzi di merda. Ok, quello che erano di due colori differenti. Neogeneratore impazzito. Chi possiede questo dispositivo rotto è illuminato. L'anima si prosciuga in cambio di energia. Però ti danno il Devil Trigger per farti muovere più velocemente. Figa come roba. Talk about horsepower. A chicken race with a horse, huh? Fair enough. Salve. Mi dia un attimo. Yeah.
First chicken, now gladiator. This just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show! Ah, cazzo de pelo, l'ho missato. Ah, peccato che sono caduto. E sgomma addirittura. Dov'è? Qua la telecamera è un po' birichina comunque, eh. Che dritta. Cazzo è Zaguardo veramente? Ma che Cristo! Cavallo di merda! No! E Dio è diventato sto cavallo! Ah. Ci manca soltanto che fa... Scusa. Perché è il cavallo? No! Vaffanculo! Razzi di merda! Ah no, ma perché io in realtà da qua sopra dovrei mirare a lui, credo. Ne! Ne? Si dice. Silver. Cioè scusate, mi hanno letteralmente dato il potere di essere veloce come Cristo Redentore. Potere speciale usato da Geryon per controllare il tempo. Questo stile ti offre più libertà in combattimento e provare diverse combinazioni. Scusate, ma è letteralmente uno stile che schiocco le dita o faccio qualcosa e succede il bordello. Ok, non mi aspettavo di ricevere anche stili. Non me l'aspettavo. Pensavo che fossero quelli e stop. But the smell, there are two of them.
Beh, c'era bisogno di mazzulare così il cadavere, comunque era già morto. Questo è preoccupante, sta, perché la prossima volta vuol dire che non c'ha la katana e basta. La prossima volta mi comba pure lui. Mi chiama il prossimo combattimento contro di lui, allora... greve. Va benissimo, sono cazzi amari. Benvenuto nel caos, guerra di sangue e di fratelli. Why isn't this working? Is there something missing? Must more blood be shed? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Good plan, Pop. Just the opposite, actually. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. It doesn't matter to me one way or the other. More importantly, I've come all this way. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it, if you can. Cazzo, quella è proprio la stance da Perry. Però figo, mi intriga. Fa delle cose ogni tanto che mi fanno sorridere, perché fa tipo sti tagli nel vuoto. Chissà contro di lui Quicksilver. Penso che in realtà sia più una guerra tra Devil Trigger, perché quando ce l'hai tu attivo, lui sembra essere molto meno presente, chiamiamolo così. Vedi, non riesce a resistere come quando ci va lui. È una battaglia tra loro due che piano piano si stanno risvegliando. Quella devo saltarlo dopo che me lo perria. Giustamente in Devil Trigger non ti fermi. Rest in peace.
No, non ti staccare adesso, pezzo di merda. Sorry, but this is no place for a little girl. So beat it. Shut up. You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Bravo! Bravo! I never dreamed that things would go so smoothly. Well done, everyone! Well done! You. Don't be a bad girl, Mary. Or you can expect a spanking from Daddy later. Just as gonna spank you, but spank you wonderful. Insane buffoon! I don't know where you came from, but you don't belong here. Now leave! Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you! You have lost. Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. You want to know where the spell didn't break? Virgil? You have the two amulets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. I told you before, I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are wounded and weak. Even I can do this to you. Two amulets, a set of Sparta's blood. Now I need one more key. He sacrificed two things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. I needed you. In whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Ha! Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot. It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Whoa. Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. Impressive. I expected nothing less from the Devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome Chaos. Just sit and wait.
Minchia, ma sta cazzo mi ha fatto venire il cazzo duro. Sì, ho fatto cacare. Lo so che ho fatto cacare, madonna. Non vedo l'ora di fare la SS sta cazzo di roba. Sarà improponibile, ma non vedo l'ora, vaffanculo. Per un attimo, ve lo giuro, io pensavo avesse impiantato la baionetta di Lady nel suo culo. Dall'inquadratura e da come ha fatto, ho detto, vabbè, c'era bisogno del sangue. Però ero rimasto scioccato per quello. Poi ho visto che era nella gamba. Ma lì per lì ho pensato, aia, va male. Stavo pensando sta cosa. Tu passi da un cattivo come quello di Devil May Cry 2, che è un coglione, a questo. A sto cazzo di tipo che è una manna. Cioè, tu passi da quel coglione tarocco a questo. Ma poi bellissima tutta la scena che li indebolisce, che poi se li scoppia tutti, per quanto, madonna, pure un po' meno. Sì, la nostra povera Lady è umana. Infatti non so come cazzo ha fatto ad alzarsi, starà morendo dissanguata. Bella, bella, bella sta cutscene. Yes, I'm going to finish him off. Well, you might as well forget it, because you're no match for him. Regardless, I must go. I had a chance to stop him before, but I couldn't. I'm responsible for all this mess. Responsible? Does it bother you that much? He's my father. Besides, who else can undo what he's done? A demon like you wouldn't understand. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. È stata bella sta cosa che giustamente per il portale non è che ci vogliono soltanto gli oggetti maligni, satanici, ma ci vuole anche la parte umana. Ed effettivamente si è messa un cerottone gigante apposta alla gamba. Non è così umanissima, è quell'umano degli hack and slashland. È tipo Enzo di Bayonetta che sopravvive alle catastrofi naturali in Sesamango, come cazzo fa. Avanti tutta, carica verso il cielo, andiamo. Tanto Virgil è caduto di sotto come una peracotta. Ma tanto bellissima la cutscene, perché prende tutte quelle statue che abbiamo trovato all'interno di tutto il gioco. C'era quella statua nel primo stage messa così a cazzo, perché sta roba giustamente salendo le impila tutte. Che figa come roba. Gli sono cascati a Virgil, Dio Madonna. Questa è la combo di Bayonetta. Mica la sento. Sì, la sento proprio nel mio dito. Il mio dito si è ricordato il moveset. Ma potrò caricarla sta roba? Dante? Una paresi. Va bene, ma c'era bisogno di fare sta roba? Esplosioni, l'ho vista, è troppo tardi. Quattro maghi qua dentro. Ah, qua fiera del no hit sarà. Cato, molti di voi mi hanno mandato il meme di quando sento queste musiche col gatto che fa così.
Ed è verissimo. Sì, va bene. Guarda dove cazzo siamo ritornati. Tu lo sai che Lady adesso ti fa un culo come veramente un tamburello africano, vero? Quanto figa. A parte sì, lui una moto normalissima giustamente diventa moto demoniaca. Che tanto ci ho fatto caso adesso, la moto quanto ispirata. Quanto ispirata da Kira. Cazzi, veramente, Lady, ma fatti... Ma Dio Madonna, ma fate da una mano. Questa si sta a fare la scalinata veramente degli Appennini, delle Alpi, con un rampino. Cristo solo sa come cazzo va avanti. E Dante, giustamente, invece, sconfigge la fisica. Plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender in joy to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth, gluttony, greed, envy, lust, wrath, and pride. A bell of chaos that tolls human desires. After 2,000 long years, the once sealed gate to the demonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive you. Entrap this world in fear, as its very name, Tevin McGloon, strikes terror into the heart of mankind. Then I will become the ultimate ruler of this wasteland, engulfed with pandemonium. The demonic power that Sparta once imprisoned will be mine!
Now this is what I'm talking about. Combatti per i tuoi principi, vinci o perdi. Bellissimo come giustamente ha aperto il coso demoniaco e noi glitchiamo, cioè glitchiamo in realtà, facciamo dentro e fuori da Devil Trigger. E bellissimo come anche lui abbia un occhio rosso e blu, c'è sempre sta cosa. Colui che cerca la luna donice completa le sfere. Devo staccarmi le palle e metterle qua, non ho capito. Cioè veramente, cioè devo fargli fare questa cosa, devo fargli fare? Cioè semplicemente il cazzo in realtà. Tu di là. Ma che cazzo vuol dire completa le sfere però? Gesù Padawan, cosa c'entra completa le sfere? Ma mi sa in realtà che tipo l'hanno tradotto di merda. Era rendile uno. Forse era whole, inteso falle toccare. Scultura che rappresenta la luna donice in contrasto con la scultura del sole dorato. No, oh, basta con ste palle, Dio Cristo. È vero, sono i pezzi degli scacchi, Elda. Non ci avevo fatto caso. È vero, sono un rincoglionito. Che tra l'altro, effettivamente queste sono le porte. Quelle porte, perché giustamente la torre ha scavato al centro. What's wrong? You tired? Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back. I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. Ma stai a far serio? Guarda come intercetta i proiettili! Ma bellissima! E guardala come countera quando pensi di avere un'apertura. Guardala come countera. In realtà non la stiamo colpendo, eh. Business started with my father, sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. I know what I need to do. Wait. Trust me. I'll make things right for you. That's what my soul is telling me to do. Use this. How much is it gonna cost me? You can give me your name. Dante. Dante. Please. Free my father. I will, lady. Questo
questa in realtà è una cutscene molto molto figa, perché è come se lei passasse un po' la torcia a Dante dandogli il suo bazooka. Questa è veramente bella. Kalinan, arma che presenta il nome della madre di Lady inciso sull'impugnatura, arma multiuso. Guardate, è bellissimo perché sto robe è fatto proprio per essere veramente multiuso, perché c'ha sul culo quello che spara i razzi, non so come cazzo si dice, davanti c'ha il bocchetto nel bazooka, c'ha la baionetta, ed è bello come per tutto il fight in realtà Dante non la colpisce. Minchia, poi se ti giochi anche il primo, questa è una roba che tu capisci molto di più, perché in realtà la Force Edge poi diventa la spada, no? Si è dimenticato la spada. Dice, porca puttana, quando è uscito, ho detto, che cereola! E magari ha potuto vivere un da umano. Che bella, però vedi, qua hanno cercato di far tornare anche delle cose degli altri giochi. Sui miei occhiali adoro l'odore del napalm al mattino. Oh, e tu? Yo, sei nuovo! È una variante della morte! Ma sei bellissimo, voglio ucciderti! No, no, in realtà... No, è il nemico base che c'ha tutte le versioni dentro, mi sa. Perché c'ha lo scatto di Last, c'ha la parata di Ira, c'ha tutti i peccati. È tipo la true versione del demone. Ma è bellissima come cosa. C'ha la parte della morte, quindi si teletrasporta a cazzo. Ma che figo! È un nemico completo. Bella. Questa mi dà molto figa, perché giustamente finalmente è stato liberato. Quindi magari boh, si sono riuniti o qualcosa del genere. Oppure semplicemente la versione alfa di sti stronzi. Peccato, queste è quelle solite cose che dico, è un modo molto furbo di creare i nemici, perché tu per tutto il gioco mi metti step by step delle cose. Mi metti quello che para, quello che scatta, quello che si teletrasporta. E se io ho masterato veramente il gioco, posso gestirmi un nemico che sa fare tutto. È molto figa. Me some questions. Well, too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore. Come on, you poser. Traduzione fatta un po' a cazzo, però ha detto you poser, che è diverso da buffone. È molto più preciso, è tipo la persona che fa una imitazione del merda, no?
thought I lost my shadow for a sec. Dopo il gang, potete speciale usato dal nemico dopo il gang, offro in combattimento e provare diverse combinazioni. Ah, il coop. Ok, bella come roba, figo. Però davvero ci mancavano i keyblade ed era fatta, Kyle. Figa che tra l'altro per PlayStation 2... peccato per sta boss fight. Poteva essere molto più bella però. Se tu mi metti costantemente questo che richiude gli occhi, è un peccato. Cioè, piuttosto fammi magari questo costante buio e luce però che va da solo. Perché solo diventa io che lo baito come una merda, lui rimane come uno stronzo al centro, accendo tutto e lo riempo di botte. Ed è un peccato, sarebbe stato bello avere un testa a testa con un te stesso. Anche perché lui tra l'altro usa tutte le armi, perché tira i cazzotti di Beowulf e compagnia. Peccato perché te lo puoi gestire, Ale. Cioè, se tu, infatti ogni tanto mi facevo colpire come uno stronzo, ma se tu ti ci avvicini, lui fa sempre lo stinger o qualche colpo. Quindi se te la vuoi fare veloce, gli vai vicino, fai il doppio salto per toglierti dal cazzo e te lo tieni sempre buono al centro. È quella, è molto easy la cosa. Mentre se lo lasci troppo lontano, lui continua a sparare sempre la solita palletta di merda. Well then, let's wrap up this crazy party, shall we? Gotta clean up the mess Father left behind. Missione 18. Assalto all'inferno, rompi il sigillo e combatti nelle tenebre. Che bella sta roba. Mi piace quanto ricorda molto quel pezzo finale di Devil May Cry 1. Cioè ci vedo tanta cosa che ritorna lì, giustamente. Madonna, ma poi guarda che bello il background. Bellissimo di design questa cosa. Per oddio Cristo. Senti la regina. Bellissima, che giustamente se stai sulla sua cosa ti viene a colpire, bastarda. Che no, no, non compro niente. Non compro niente. Col cazzo che va affronto qui. E devo rifare tutti i boss. Oh Cristo. Allora è bellissima come cosa. Ecco perché ci stanno tutte ste gemme della vita in giro. Allora voi non ho la forza mentale oggi di farvi. Quindi facciamo che morite in fretta, dai. Ah, comunque sono depotenziate, sì. Non so come si fa questa. Devo semplicemente shakerare, che non me la. Non mi prende mai con sta cacata. No, guarda quanta cazzo di vita si è ripresa. Vaffanculo. Ho premuto tutto. Devo bere più acqua santa, davvero. Bastarda maledetta. Ne mancano poche, sì sì. Però in realtà questa è una di quelle robe che da una parte, mo, in live, ok, sto prendendo le legnate. Ma dall'altra mi hype, eh. Cioè, perché questa è una bella sfida da fare SS. Bello che fa le mosse, che comunque abbiamo con la sua arma. Sta cosa è fighissima. Sti cazzo di AOE sono veramente fastidiosi, perché ogni tanto via fa boom, me coglioni, ed esplode. Oppure tira sti cazzotti. Per carità, c'ha un audio molto ben preciso, ma se stai nel flow della combo è la fine. Anche se qua magari un Royal Guard e un Trickster ti danno molto la mano per stargli appresso, per datte. Ne mancano due. No, io voglio fare gli altri boss. Mica mi chiamo Pussy de cognome. E cazzo devo andare però, posto di merda. Allora, per questo, per farselo più veloce, è meglio prendere questo a sinistra, ragazzi. Perché questo è veramente un dito in culo. Uccidete meno nemici possibili, perché se no lo stronzo al centro si più power up o cose del genere. Perché questo assorbe le red orb. Anche perché ucciderle entrambe non serve a un cazzo, da quel che ho capito. Perché se riesce a caricare le red orb, praticamente fa quei laser che sono fastidiosissimi e che non finiranno poi mai più nella vita. Ah, se volete rimanere tanto in volo, fate questa cosa con con Ignis e spada. Praticamente rimanete in volo ben se sa quanto tempo, perché si resetta la combo. Però a sto punto, se li sblocco tutti, mi dai un premio? Te sei fregato da solo, cucciolo. Un peccato lui. Lui è veramente un peccato. E completandole tutte, mi dai un cuore azzurro. No, un frammento. Vaffanculo. Maledictus.
Però effettivamente perché pure Sparda c'ha tipo tre occhi? Perché glieli fanno accendere apposta. Anche se a questo punto mi è da pensare che magari non è che se l'è dimenticata, ma quando ha finito tutto quanto l'ha lasciata di là per dire ok, a me non me ne sbatte più un cazzo. Cioè voglio vivere la vita normalmente, non da signorino. Ho ricevuto dei commenti che da una parte mi hanno fatto sorridere, perché si vede palesemente che sono di persone nuove, di giocatori non di vecchia data. La cosa che è successa è che molte persone mi hanno detto: bro, ma hai fatto tutte ste SS e il tempo è andato avanti soltanto di un'oretta, un'oretta e mezza. E io, con tutta l'onestà del mondo e la gentilezza, perché si vede, capisco da una parte, gli ho risposto: ragazzi, il timer va avanti di un'ora e mezza perché non è una console nuova, questa è roba PlayStation 2. Cose come l'autosave, col cazzo. Se tu ti eri giocato Devil May Cry 3 8 ore senza mai salvare e per sbaglio tu chiudi la console, se n'è andato a fanculo tutto. E quindi che cosa succede? Succede che lasciamo perdere il fatto che una volta che tu le masteri le missioni, non è che ci metti 10 minuti a missione, ci metti tipo 3 minuti. Ma quando tu muori, il gioco non salva. Quando tu restarti una missione e compagnia, il gioco se ne sbatte il cazzo. Quindi quando va avanti il timer, tecnicamente o hai fatto tu un save dopo una morte, dopo una roba, o l'hai finita. È per quello che fa così. Ripeto, questa è una cosa che in realtà da una parte mi ha fatto sorridere tantissimo, che si vede molto che è quella... I nuovi giocatori, cose come la memory card. Lì sopra ci sono le memory card. Non le conoscono. Cioè, avere la memory card da 8 megabyte. Cioè, è roba... Non dico io, per carità, non sono il player vecchio, perché sono quello relativamente giovane. Però mi ha fatto sorridere proprio dentro. Qui c'era salvati tutti i giochi, tutti i salvataggi, le cose. E queste robe erano letteralmente 8 megabyte sopra questa stronzetta. Nei mercatini sì, si trovano, ma molte persone non sanno che cos'è quella roba davvero. Io sto di quello più che altro. Cioè, quando sento l'onestà proprio dolcissima del... Vabbè, ma c'è sta l'autosalvataggio. Magari. Perché voi non vi siete vissuto io che proprio durante le prime botte mi ero fatto le prime missioni SS, ma non avevo salvato. Io mi ero fatto le prime 8 missioni SS e non avevo salvato perché appunto non mi ricordavo il Dio Cristo, qua devi salvare. Però madonna, ma siamo proprio in una parte profondissima, quindi è quella la roba. Che dato, come vi ho scritto anche sul gruppo Telegram, sono finalmente arrivato all'epopea del perché che Dante e Virgil c'hanno uno l'aura rossa e uno l'aura blu, no? Che io mi sono sempre chiesto perché, perché, perché. È un po' come su Bioshock quando ho collegato Adamo, Adam e Eve, l'Eva, no? È perché giustamente Sparda c'ha l'energia viola e il viola si fa con il rosso e il blu. Adesso inizia quel momento come nei vecchi Resident Evil da piccolino, quando non sapevi un cazzo magari anche dell'inglese, in cui tu provavi a cliccare il tasto dell'interazione su ogni cosa interagibile del gioco. Quindi adesso ci facciamo tutte le stanze e interagiamo con tutto. Dietro la luce del Cristo re qua? No. E Marco c'era internet. Dovevi andare sulla rivista. Io mi ricordo mia sorella e io le utilizzavamo le riviste con i wall true sopra. Su madonna, i vecchi Tomb Raider, un bordello. Interrompi il circolo vizioso alternando spazio e tempo. Forse è possibile, inserisci qualcosa. Il cazzo ci devo infilare. No, Samsara, il cazzo di Dante demoniaco. Statua di merda. Staring into a backed up toilet. Why do you always stick your nose in other families' business? Come on, dude. Don't you have any hobbies? So hideous. Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Let's begin the event.
scusate, ma è un buco di culo demoniaco. È un prolasso uscito male. Ma perché sì, è il potere di Sparda, ma non lo riesce mai nella vita a controllare. Bello che sia appunto viola, perché Dante è Vergil, rosso e blu, no? Però figo, una boss fight vera rispetto... Lasciamo perdere il 2, rispetto a lui. Oh, guarda che bello che c'è il suo volto. Che figata. Senti sti trichechi, sti delfini curiosi. I've come to retrieve my power. You can't handle it. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. What? You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Ma il mio cuoricino non ce la può fare. Guerra fraticida. Mostra ad Arkham il vero potere dei figli di Sparda. Il Twin Style è disponibile solo durante questo combattimento. Premi cerchio per chiamare Vergil al tuo fianco. Vergil segue le dritte di Dante, ma usa anche il suo speciale stile di combattimento. Madò, ma è bellissimo. Ah sì, mi sta sempre a fianco. Ma che è bellino. Va bene, quindi adesso non c'ho più Swordmaster però. Remember what we used to say? Jackpot. Not very classy for someone's dying words. È da brividi quella roba, ma è da cazzo durissimo. È da cazzo durissimo. Cosa dicevamo? Entrambi jackpot, ma che cazzo? Cioè le mani che mi tremano, Dio Cristo. Ma quanto bello che uno utilizza l'arma dell'altro. Bello, bello, bello.
I shall become a god. No one here could stop me. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! Comunque è incredibile come Dante ti fa venire il cazzo duro con le cutscene, mentre lei è porca troia. Cioè sono proprio belle le cutscene di Lady, perché sono giustamente molto più umane. Sì, diciamo che non era proprio furbo Ale. No, non è che diventa cattiva, è che giustamente ha comunque sparato in faccia al padre. Ma che tanto, quindi è morto. Peccato, mi aspettavo di affrontare una sorta di Sparda incazzatissimo, no? Però forse perché non era abbastanza potente o qualche cazzo da utilizzarne il potere, quindi è diventato quel buco di culo demoniaco. Peccato. Give that to me. No way. You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like Father. You're wasting time! We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! And now, my soul is saying it wants to stop you! Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. And we're supposed to be twins. Twins. Sì, è proprio sempre questa lotta tra pensieri che però riescono soltanto a dimostrare menandosi. Solo menandosi riescono a dire io c'ho ragione, tu invece c'hai torto. Ma andiamo. Non le voglio usare le cose dorate perché è il finale, non posso. Qua bisogna gudare fortissimo. Non punirlo troppo, che poi sono cazzi amari. Yeah.
Devil Trigger pure noi. Sì, ma tanto non si stanna, eh. È quella la cosa. Non si stanna neanche in Devil Trigger. Glielo consumi prima, però, perché... Ah! Perché più danno gli fai e prima esce, quindi. È quella la cosa. Ecco perché devi colpirlo. Perché devi fargli danni. Spada di Dante ti segue fino all'inferno, di Dante, del Pavarozzo. No. C'ha la seconda fase. C'ha pure la seconda fase. Ha detto una frase che fino a mo' ha detto. Oddio, c'ha la ulti davvero. Oh, oh, che figata. C'ha la ulti. Che bello. Perdonatemi. Mi dovrei concentrare, lo so. Però è stato troppo bello. Is that all you got? Come on, get up. You can do better than that. The portal to the human world is closing, Dante. Because the amulets have been separated. Let's finish this, Virgil. I have to stop you. Even if... Can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go. If you don't want to be trapped in the demon world, I'm staying. This place was our father's home.
What an ordeal. You're still here. I need that back. No late charges, I hope. I'll think about it. We should be fine for now, but I'm sure they'll be back soon. Very soon. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. The devils never cry. I see. Maybe somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way... Looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! Ah, infatti mi aspettavo questo, il solito finale degli hack and slash dove continui a menare. Ah, che bello! Finale di Cristo, bellissimo. Tanto grandissima citazione a Full Metal Alchemist, ecco da dove veniva quella roba che dicevate molte volte. C'è il counter di quanti ne ammazzi! Ma aspetta, ma allora tocca fare delle cose, magari c'è una chicca! Dai, 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 che magari c'è una chicca! Guarda che lo sapevo che il centesimo era sta stronza! Lo sapevo che... Stai ferma! Lady, spaccala! Defragola sta stronza! Lo sapevo! Eh? Lei uccise su 100 demoni. What happened next? Nothing, really. We took care of all the remaining devils and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil. As well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Want to know the name? Devil May Cry. E questo mi ha fatto venire la pelle d'oca. It'll be fun to fight with the Prince of Darkness. If my father did it, I should be able to do it too. Vabbè, e là ti spiega come sei inculato Virgil, perché ha provato ad affrontarlo. Virgil era deflagrato nel culo e quindi è stato spaccato fortissimo. Quelle due saranno fatte SS, non me ne frega un cazzo. Bello però, minchia, finale da pelle d'oca e si ha il costume del primo, perché giustamente... Chissà se in realtà è proprio appena è iniziato il primo, perché il fatto è che là mi sembrava anche un attimo più cresciuto. E non so se era semplicemente una cosa delle se è cambiato d'abiti o se era proprio ok, sta arrivando Trish nel mentre. Così ti dicono anche io ho dei cazzi miei da fare ed è per quello che nel primo non c'è Lady, perché non era ancora parte magari della Devil May Cry, no? Il cerchio si chiude e probabilmente si espanderà. Yeah!